Rai Radio 3 festeggia un grande anniversario, 20 anni di Radio 3 Scienza. Dal 2003 a oggi oltre 5.000 puntate, i protagonisti, le storie e le scoperte che hanno cambiato le nostre vite. Il 20 gennaio in onda lo speciale Rossella e la Scienza. Elena Cattaneo, credo che arriveranno presto rinforzi nel suo laboratorio come negli altri laboratori d'Italia, perché tra le voci che ascolteremo tra poco, che sono arrivate dalle scuole di tutta Italia, ci sono anche aspirazioni molto precise. Allora, noi abbiamo coinvolto, lo racconteremo meglio nella seconda parte dei lavori di questa mattina, abbiamo coinvolto, grazie anche all'aiuto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, molte scuole d'Italia, molte bambine e bambini, e ragazzi e ragazze, che ci hanno mandato dei messaggi vocali. Ciao, sono Vittoria e frequento l'Istituto Casimiri di Gualdosadino. Frequento il liceo Scienze Applicate e nella mia classe siamo solo 3 femmine su 22. Vorrei che in futuro anche le donne siano più presenti nell'ambito dell'informatica e della scienza e che piano piano possa avere anche delle colleghe femmine al lavoro e che ci sia più possibilità per le donne. Vede tutti raccolti qui oggi. Maria Chiara Carrozza, ha sentito a un certo punto la testimonianza della ragazza che parlava, frequenta il liceo delle scienze applicate, no? Siamo soltanto 3 su 22. Lì c'è un punto nodale, lo ricordava prima lei. Com'è che facciamo ad agire su questo? Come facciamo a superare questo ostacolo? Io penso che dobbiamo lavorare su questo ostacolo lavorando insieme a chi insegna ingegneria e raccordando scuola e università. Io credo che ci sia un grosso problema in Italia di barriere fra i vari gradi scolastici. Sono stata anche ministro dell'istruzione, l'ho visto.